La rete mi ha aiutato molto con le nuove generazioni. Ho cominciato a mettere delle cose su Facebook, ma semplici. Io ho sempre cantato l'amore e quindi sì, qualche volta anche argomenti diversi, però principalmente l'amore. Questo è il mio 40esimo, ma di inediti, di canzoni inedite. Poi naturalmente ci sono varie raccolte, dischi usciti da altre parti del mondo, è uscita tanta roba che nemmeno so, però insomma questo è un momento importante perché insomma non è facile. Ho cantato un po' di tutto. Nella mia lunghissima vita di cantante ho cantato da De Gregori a Battiato, da Dalla a Mogola, a Migliacci, a Ramazzotti, a chiunque, quasi tutti gli autori italiani. Tra l'altro in questo album canto autori con i quali non avevo mai collaborato, quindi è una ricerca continua. Il fatto di non essere un cantautore in qualche modo mi aiuta, sono un interprete, uno che è abituato a saltare da un genere all'altro, come mi capita appunto in questo anno. C'è una nuova generazione, da Francesco Motta a Dolores Sassa, lo Stato Sociale, le luci della Centrale Etica, Coez, Levante. Questa è la nuova musica italiana e sono molto attento e curioso. Naturalmente ho cominciato il disco con la canzone di Ligabue, che è stato il primo al quale ho telefonato quando ho pensato di fare un disco nuovo. E lui ci ha pensato un po' e mi ha detto, adesso ci provo, ci penso, e mi ha mandato due canzoni, poi abbiamo scelto insieme questa. Sono soddisfatto. Avendo un figlio di 20 anni, lui mi porta dei nomi. Per esempio, fu lui che mi presentò per la prima volta a Gali, mi fece ascoltare, che tra l'altro mi piace moltissimo. Poi io sono curioso, certo ascoltare la musica sul telefonino, sullo smartphone è un po'... Noi eravamo abituati a degli ascolti più attenti, ma ormai è così, la musica si ascolta in automobile, al semaforo, in un ascensore. Questo però potrebbe essere il momento migliore, cioè mai stato un momento in cui sei stato così popolare, La rete mi ha aiutato molto con le nuove generazioni. Ho cominciato a mettere delle cose su Facebook, ma semplici, che non parlavano neanche di lavoro. E ho visto che c'era molta gente incuriosita. Poi c'è stata anche questa sorpresa con Rovazzi, nel senso che, insomma, lavorare con uno di 22 anni alla mia età ha incuriosito molto. Altri lì sono tutti ragazzini di 6, 7, 8 anni che mi salutano e mi dicono tu sei l'amico di Rovazzi, quindi non so nemmeno io come mai capiti tutto in questo momento.